Ciao, sono Ambra e benvenuto in questo nuovo video che è uno tra i più attesi del canale, dei più richiesti in alcun dubbio. Oggi ho deciso di farvi questo room tour, ne approfitto anche per farvi vedere i quadri ottenuti in collaborazione tramite Desenio, il sito di cui vi lascerò tutti i link giù nell'info box. Vi ricordo che questo non è un video sponsorizzato e partiamo con questo room tour. Come già vedrete da sole, la mia camera è essenziale. Al massimo. Questa è la veduta dall'entrata. Ho lasciato le pareti il più spoglie possibili. Là abbiamo la porta finestra e qua l'armadio. Al lato della porta d'ingresso c'è questa cassettiera che è la malm di IKEA. Anche di ogni mobiletto che vedete, qualora fosse ancora reperibile, vi lascerò i link o i riferimenti giù nell'info box. Mi trovo molto bene con questa cassettiera, ce l'ho da oltre 2 anni e dentro tengo la biancheria intima. Il primo scomparto invece alcuni gioielli. Sulla cassettiera abbiamo una serie di oggetti. Il Buddha di cui mi chiedete spesso è un Buddha di Stefano, un Buddha originale in onice. Ai piedi del Buddha abbiamo questi due leoni, anch'essi simbolici, ma questa è un'altra storia. Sono i protettori della casa. Siccome mi hanno fatto due furti in poco tempo, li ho presi e questi tengono lontani i ladri. Perfetto, grazie Stefano. Vuoi descriverci anche chi è la signora del quadro in fondo? La mia ex, che ci sono rimasto affezionato e quindi me la tengo in camera. Allora, ovviamente non è la sua ex, questo è uno dei poster, sempre di Desenio, uno di quelli che mi è piaciuto maggiormente perché ha una grafica incredibile. Questo ritratto di donna che fuma sul vuoto, diciamo, insomma, su questo terrazzo. Sempre su questa cassettiera abbiamo questa pianta, che è una pianta grassa di mia proprietà, io dormo con le piantine. Questa è Vera, una candela profumata non troppo invadente come profumazione, è una Majolie Candle, e da quest'altra parte abbiamo una piantina, in questo caso finta, che prima era di là nello studio di Stefano, l'ho portata qua. Ad appoggiare la ex morosa di Stefano che vedete in questo quadro ho alcuni libri che ho letto di recente, Il gioco degli specchi, Angelica di Camilleri e altri. Su questa parete, proprio sopra il comodino, abbiamo gli altri poster di Desenio con i loro quadretti. Allora, vi ricordo che mi hanno dato il codice sconto Osservatrice Scaltra, lo trovate giù in info box. Avrete lo sconto del 25% su tutti i poster Desenio tra il 12 e il 14 giugno. Il codice ovviamente non è valido per le cornici e i poster di alcune collezioni, tra cui la Handpicked Collaboration. Comunque, io avevo scelto questi e li ho appesi in questo modo, poi è divertente scambiarli. La qualità non è male, devo dire. Ho questi quadri quindi sopra il letto. Ho cercato di unire la cromia del rosa a quella un pochino più mascolina delle palme, ma ci sono riuscita, Stefano? Sì, sembra un giardino. Questo è il comodino di Stefano, un comodino che è stato recuperato e ovviamente era un comodino che avevamo e ho sverniciato io a mano. In questo caso devo dire piuttosto bene, dalla mia parte è un disastro, veramente un disastro, credetemi. Qua dietro in questo angolino c'è questo sgabelletto di IKEA molto economico su cui mettiamo i panni già indossati ma che non vanno riposti nell'armadio. Ah, qua c'è uno svuotatasche a forma di pesce che è carinissimo, l'ho preso da Faraoni, non so se conoscete, dove Stefano mette gli spicci quando si svuota le tasche, sì, è un'acciughina. Stefano ci mette gli spicci quando svuota le tasche, in questo caso c'è il suo braccialetto. Allora, è così egocentrico che qua c'è una sua foto, dovresti avere la mia, non la tua. Quella lì è quando ho fatto la Coppa America con Paul Kajal. Sì, in vela era, quando era un bimbotto. Qua c'è un volpino che lui ha visto, si è affezionato perché gli ricordava la volpe del Piccolo Principe, l'abbiamo preso da Maison du Monde, non ricordo. Dietro un faro, che è un simbolo che piace molto anche a me. La sveglia di IKEA, molto semplice, economica, ma fa un casino bestiale, vi sveglia. E questa lampada che abbiamo preso in un negozio per la casa, ma non ricordo quale. Sotto ci sono dei libri, dei giornalini, vedo una mappa di lavoro. I suoi iPad, perché anche lui di sera è uno che guarda i video. Questo è il letto che devo cambiare, quindi non vi faccio neanche vedere, un letto semplicissimo. Ho recuperato dei materassi super top, con reti super top, però devo cambiare il giro letto che al momento è
semplicissima come l'armadio. Questa è una copertina di Ikea, sopra abbiamo qualche cuscino, sono cuscini misti Ikea, poi ci sono dei copriletti, insomma è molto semplice come camera, ve ne accorgete. Sopra ho scelto di non mettere nulla e dall'altra parte invece abbiamo il mio lato della camera, bellissimo comodino sempre realizzato da me, dove sopra ho le mie cose per la notte. Allora, se vedete la Bibbia, perché ho riniziato a leggerla con l'occhio critico però di Mauro Biglino, tanto per fare il nome più conosciuto, ecco, quindi non sono una cattolica sfegatata, ma semplicemente una persona che ama la storia, e questo è essenzialmente un libro di storia. Qua abbiamo una piantina di aloe, io sto dormendo con le piante ora, di giorno poi ho cura di metterle fuori dove c'è un pochino più luce. Insomma, sul mio comodino abbiamo balsami labbra, crema mani, tutte cosettine che mi servono per andare a letto, il mio siero. Qua abbiamo una Yankee Candle che devo iniziare a bruciare, è nuova. Una crema anticellulite, ma io non ho la cellulite perché non esiste la cellulite. La crema corpo che mi ha regalato Marco, che è una coccola, la uso quasi tutte le sere sulle gambe, ve le mette a nuovo. Quello sotto che vedete è il manuale di Bobby Brown, il Makeup Manual, e sopra c'è questa cestina che avevo preso in un set, penso da Yves Rocher, con dentro l'altra crema che devo ancora iniziare a utilizzare, quella sempre anticellulite, una crema corpo molto leggera della collezione estiva di Lidl dell'anno scorso, altra crema Lidl, questa è ottima, molto ricca, del Voltaren a dosi industriali perché non possiamo farne senza. Questa cos'è? Ha una crema mani molto leggera, sempre di Lidl, altre cosettine, la crema mani, questa di Tony Moly che sto finendo, è buonissima, la banana, è anche molto efficace. E qua sotto poi ho il mio iPad, due bottiglie d'acqua, perché io mica ho messo a posto come fanno quelle serie per fare il video, e la Bibbia che vi dicevo, la scatola Sephora con dentro roba mista, e quello che vedete è uno spray a peperoncino, perché se arriva un ladro lo spruzzo tutto. Sull'altra parete che vedete vicino al comodino abbiamo un quadretto che era di Maison du Monde, molto semplice, non è molto rappresentativo in effetti, vorrei toglierlo, cambiarlo quantomeno, e questa mensola sempre di Ikea dove sono sovrapposti oggetti random, diciamo così. Allora, se si parte di qua troviamo alcuni dei miei profumi, l'acqua di Victoria's Secret, poi qua abbiamo invece due quadretti con due stampe che mi ha tirato giù Stefano brutalmente da internet. Qua abbiamo un portagioie con alcuni gioielli che non dovrebbero stare qua perché i bracciali Pandora si ossidano, questo l'ho preso da Tiger se non erro. Una candelina profumata di Lancôme, un altro porta oggetti, questo è tremendo, è una gomma da cancellare a forma di cervo di Tiger e me la tengo lì perché non lo so, è troppo simpatica secondo me. Qua delle mini size di profumino, delle forcine, un rossetto di Dior che non dovrebbe stare qua in realtà, avete capito che l'ordine non è la mia priorità. Altro portagioie sempre di Tiger, questo è molto comodo perché potete infilare anche gli anelli. E qua allora un'acqua profumata, questo che è una linea che ho trovato in farmacia, sono profumi replica tra virgolette ed è ottimo, questo è Coquette e sarebbe un profumo di Chloé, penso il Chloé appunto, crema corpo di Victoria's Secret, e questa Affare in mondo infernale che ho comprato alla Lidl ed è fantastico per il packaging ed è un profumatore per ambiente, il packaging è un qualcosa di straordinario sinceramente, mi piace molto. Qua in basso abbiamo un gattino fermaporta, sempre molto utile quando Stefano fa contraria, e questa pianta che è un'altra delle piante con cui dormo, sì l'avete capito, dormo con le piante, mi sono informata prima di prenderle, questa è la famosa lingua della suocera e questa ha delle proprietà antistress notevoli, di una delle pochissime piante che di notte non brucia ossigeno ma continua a rilasciarlo, ecco perché dorme con me, infatti guardate com'è stressata e fatita. Poi in questo lato c'è l'armadio che non riesco neanche a inquadrarvi in questo legno abbastanza chiaro, lì c'è un quadro che ho voluto tenere, bellissimo perché l'aveva fatto la zia di Stefano, a Stefano quando era piccolo, tutto fatto a mano con le matite, una tigre, e qua sotto c'è questo cubo di Ikea dove dentro ci sono alcune borse perché si apre con lo sportello all'infuori e sopra c'è la mia copertina. Questa è la porta chiusa e abbiamo questo cuoricino così, molto in stile shabby diciamo così, un tappeto persiano che mi era stato regalato, il mio lampadario Ikea molto economico ovviamente con il rosone super chic e il lampadario di Ikea da 15 euro, brava Ambra, io mixo tantissimo raga. E poi c'è la porta finestra
che dà sul mio terrazzo, appunto. E questa è una parte del mio terrazzo con la mia lavanda, i miei farettini e altre piantine poi qua sotto, eccetera, eccetera, eccetera. E tutta la natura fino a perdita d'occhio. Poi. Bene ragazze, io spero che questo room tour vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Come vedete non è nulla di particolarmente clamoroso, anche perché io sono una essenzialista per quanto riguarda l'arredamento delle case, degli interni. Vi mando un grosso bacio, non scordate di starmi bene.